Ottava giornata del campionato di Serie C Silver. La Zanella Cefalù continua la sua corsa in testa alla classifica battendo nettamente il Patti dopo una partita maschia, combattuta e sempre piena di emozioni. La vittoria della squadra di Priulla deriva da due grandi e importanti circostanze. Uno, la grande difesa di tutta la squadra che ha in pratica bloccato le bocche di fuoco avversarie. 2. La grande serata di Cooper, vero match winner della serata, che ha dimostrato di valere palcoscenici più importanti. Fin dall'inizio, la Zanella prende il sopravvento della gara, con una partenza a razzo ed un 10-0 che intimorisce la squadra avversaria. Ma il coach Sidoti non è il tipo di arrendersi specialmente alle prime battute ed inizia a recuperare. Il primo quarto termina col punteggio di 18-10, con Cooper già con 9 punti al suo attivo e Sims autore di una schiacciatona che ha ricevuto una lunga ovazione del pubblico. Nel secondo quarto il Patti continua la rimonta e si avvicina alla Zanella e si riporta a meno 2, 21-19. Stavolta è Priulla a bacchettare i suoi che fanno subito un mini break di 7-0, 28-19. Poi il punteggio sale 35-22, ma si va al riposo lungo col punteggio di 39-30, solo più 9 per la Zanella, con un Persano in evidenza con due triple consecutive. La stella del Patti Castis nei primi due quarti è stato annullato dalla difesa della Zanella e non ha ancora segnato nemmeno un punto. Saintilius va al riposo con 12 punti, insieme a Costantino i migliori degli ospiti. Il terzo quarto è decisivo per le sorti della gara, in quanto la squadra cefaludese ingrana la quarta e si porta subito sul 49-30 quando mancano 7 minuti alla fine del periodo. Cooper fa impazzire la difesa del Patti che non riesce a fermarlo. Si conclude il periodo sul 74-53, più 21 per la Zanella, massimo vantaggio. Buono. Nell'ultimo quarto la squadra cefaludese controlla la gara e si prende un po' di relax, permettendo ai pattesi di ridurre lo svantaggio portandosi sull'88-74. Ma gli ultimi minuti sono ancora a favore della squadra cefaludese che con Cooper arrotonda il risultato. Finisce 94-74, 20 punti di scarto con Cooper autore di 38 punti.
ottima la prestazione dell'americano, ma con lui c'è da mettere in evidenza la grande pressione difensiva di tutta la squadra che ha messo in difficoltà il Patti. Vediamo il tabellino della partita. Per la Zanella Cefalù, Cooper 38 punti, Malagoli 8, Sims 14, Sodero 8, Mollura 11, Terrasi 6, Delise 2, Cefalù 1, Persano 6, Modaro non entrato, allenatore Priulla, vice Gianbelluca. Nel Patti, Costis 17 punti, Nino Sidotti 7, Saintilius 21, Lumia 2, Costantino 14, Bolletta 11, Busco, Ettaro, Anzà, Giorgio Buscari, Marabello e Alessandro Sidotti, non entrati. Allenatore Giuseppe Sidotti. Arbitri dell'incontro Ferraro e Giunta di Ragusa. La prossima partita della Zanella sarà sabato prossimo a Spadafora. Buono. Thank you.